Bentornato nel mio canale YouTube. Auguro a tutti voi un nuovo giorno felice e fortunato. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è venerdì 2 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Bella accoppiata, venerdì smart e partner innamorato. Complici la Luna e Venere in trigono di fuoco, mentre al terzo lato del triangolo c'è il vostro segno. Vi attende un venerdì da fuori classe, ricco di esperienze, novità ed amore, e se siete già in vacanza anche di località turistiche imperdibili. In coppia complicità ed eccitazione, da single conquiste senza frontiere. Stuzzicati dalla dea dell'amore godete di una fortuna sfacciata, solo per oggi potete approfittarne al gioco senza perdere terreno in amore, in barba al vecchio detto. Sempre pronti per l'avventura, appena finito il lavoro non vi fate scappare nemmeno un'opportunità, sebbene un impegno vi vorrebbe tranquilli a casa fate carte false e riuscite a dribblarlo, la tentazione di seguire gli amici, ovunque abbiano intenzione di andare, è troppo forte. La coppia potrebbe avere presto una casa tutta sua, o concretizzarne l'acquisto, tutto in amore procede per il meglio e la coppia vive la tipica serenità di una famiglia. Presto la coppia potrebbe essere una famiglia. I single avranno presto un incontro importante e risolutivo a patto di scegliere bene tra le persone conosciute. Attenti a quello che vi viene proposto oggi, non firmate niente se non siete estremamente sicuri di ciò che andate firmando. Meglio essere sicuri che non ci siano sorprese o inganni. Non lasciatevi travolgere da pettegolezzi inutili quanto dannosi. Dicerie, anche sul vostro conto. Vi conviene soprassedere e far finta di niente. Divertimento, ma anche spiritualità. In chiesa ti sentirai rinascere. Vai. Conta pure sulla dea bendata e sugli amici. Serata piacevolissima. Molta buona volontà serviranno questa mattina per trarvi fuori da situazioni difficili e complicate. Abbiate cura in serata di organizzarvi con amici per distrarvi e rilassarvi. Se siete convinti che il vostro partner vi tradisca non resta altro da fare che metterlo alla prova, e prima di prendere qualsiasi decisione siate certi di quello che fate. Potrebbe esserci un falso amico che vi inganna. Il buon umore non mancherà di cancellare qualche brutto momento passato di recente. Concedetevi del riposo, ne avete bisogno. Oggi iniziate a leggere un buon libro e regaletevi attimi di relax. Se proprio avete degli impegni affrontateli in modo razionale lasciandovi libero un piccolo spazio tutto per voi. Attenzione ad oggetti che scottano e bollenti, maneggiateli con cura e prudenza, potreste scottarvi o combinare qualche piccolo disastro. Prestate attenzione anche ad oggetti acuminati o taglienti. Le stelle ti saranno complici. Potrai ottenere ciò che desideri. Quasi tutto a patto che tu sia umile nell'accettare quello che la vita ti offre. Le vostre idee ultimamente peccano di banalità e se fate un lavoro creativo appunto, potrebbe costituire un grosso problema, al quale dovete immediatamente rimediare. Cercate di procedere con i vostri piani senza ascoltare coloro che vorrebbero fuorviarvi per portarvi sulla loro distrada. Non è il caso di esagerare, in amore e nel tempo libero. Cercate di risolvere una situazione intricata con il dialogo e non tenetevi tutto dentro, o le cose andranno peggio. Comincia il mese cruciale dell'estate e si apre con un Marte in una zona dello zodiaco per voi molto propizia, in Leone. Quest'ultimo segno vi promette un buon equilibrio intimo e una salute di ferro. La vita familiare vi regala soddisfazioni, specie nei rapporti con figli e figlie. È vero che amate il sole e l'abbronzatura, ma con il progressivo assottigliarsi dello strato d'ozono, avete necessità anche voi di proteggere la pelle e il capo, se vi esponete nelle ore più calde. Nettuno dissonante vi impone di stare allerta con i raggi solari troppo intensi, specie se appartenete alla terza decade. Marte e Venere sono dalla vostra parte e vi invitano a dare il massimo e progettare al meglio il vostro futuro. Tante opportunità in vista. Capitolo lavoro, chi deve riprendere un discorso interrotto da tempo può finalmente rimboccarsi le maniche e ottenere qualcosa di importante e speciale. Cari Sagittario, con Marte e Venere dalla vostra parte ottime notizie sul fronte amoroso. Per quanto riguarda il lavoro,
Fate le vostre scelte ed evitate qualsiasi situazione difficile da gestire. I vostri piani attuali potrebbero essere ad una svolta, in quanto nella giornata odierna si potrebbe presentare una occasione ghiotta, per definirli al meglio. Cercate di non dare troppo spago alle vostre distrazioni. Non avete bisogno di cercare ulteriori avventure, in quanto ne state concludendo una adesso, quindi pensate semplicemente al miglior risultato da ottenere. Per voi è un po' difficile, ma potete sempre riuscirci. Sempre fortunatissimi in questo periodo, ma forse questa sera è una delle migliori, con la Luna, Marte e Venere, tutti in segni di fuoco in trigono al vostro. Sul fronte finanziario il vostro oroscopo non era rassicurante, ma che le vacanze sarebbero state un salasso, questo lo sapevate già. Amore ed Eros, se siete single, il viaggio sia di lavoro o di piacere è l'occasione ottimale per un incontro che potrebbe lasciare il segno. In coppia, però, può accadere lo stesso, cambiando in poche ore tutte le pedine in gioco, voi due, un'altra coppia e gli amori si incrociano. Se non volete creare uno tsunami fermatevi al flirt. Mettete da parte il forte senso di razionalità ed equilibrio che vi caratterizza in amore e provate a cogliere l'occasione che si presenta. Le cose belle spesso nascono per caso, e presto capiterà proprio a voi. Una nota di poesia non guasta. Sia che abbiate legami fissi e stabili o stiate intrecciando un rapporto occasionale di breve durata. La Luna in Ariete vi invita a colorare di romanticismo gli incontri che si verificano, non solo oggi, ma anche in tutto il resto del mese. Lavoro e denaro, lavorate come muli e accumulate i vostri risparmi, ma in estate i soldi vanno come acqua, tra gite e divertimenti dilapidate quasi tutto lo stipendio. Probabilmente vi sentite comunque con le spalle al sicuro e vivete il qui ed ora. Beati voi. Cercate di non perdere il senso di dignità e integrità sul posto di lavoro. È possibile che tu perda le tue basi a causa della pressione e della politica d'ufficio. Mantenete le vostre priorità. Non fare del male agli altri solo per apparire meglio. Siamo al centro della settimana e riflettete che il buon rapporto che avete stabilito con i vostri capi è un elemento che vi dà grande forza nel continuare il vostro lavoro con il massimo impegno e la più totale dedizione. Mercurio e Marte saranno nei giorni che seguono i vostri protettori instancabili in ufficio. Benessere, in formissima, anche senza fare sport, immersi nella natura vi trasformate, assorbite energia dai luoghi. Vi riempite di aria pulita e profumi di natura, garanti di forza e vitalità. Potete mangiare ovunque e qualunque cosa, il vostro sistema immunitario funziona a meraviglia. Oggi potresti considerare una mossa azzardata, cambiare i piani, uscire prima dal lavoro, partire per una breve avventura e magari rilassarti davanti alla vista delle montagne. Per lei, a caratteri cubitali l'avventura trasgressiva e disimpegnata, mordete la mela senza chiedervi quando e perché. Per lui, carpe diem, dicevano i latini, cioè cogli l'attimo, fatelo anche voi, soprattutto in amore. Colore delle emozioni, granato. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.